Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti o benvenute, bentornate o bentornati su questo canale in cui si parla di letture. E oggi nello specifico vi voglio parlare di una lettura che secondo me accomuna tantissimi e tantissime di noi, perché in un modo o in un altro credo che quasi tutti abbiamo avuto l'opportunità di venire a contatto con questa lettura, anzi, probabilmente è un po' sparsa per le nostre case, oppure addirittura lo teniamo direttamente sul comodino. Insomma, è proprio una di quelle letture che sono parte di noi, ci sono da sempre, diciamo. Quindi facciamo così, vi do qualche indizio e vediamo se individuate questa lettura prima che vi dica di cosa sto parlando. Primo indizio, sto parlando di una rivista. Secondo indizio, c'è da sempre, da più di 70 anni, quindi insomma è sicuramente un tipo di rivista che conosciamo. Terzo indizio, è una di quelle riviste che ci vedono interagire con lei in modo diverso, nel senso che magari quando eravamo un pochino più piccolini e piccoline ce la compravano, la chiedevamo noi in edicola, poi crescendo ce la compravamo in autonomia, diventando ancora più grandi magari invece la regalavamo noi a qualcuno, eravamo noi a comprarla per qualcun altro oppure per noi stessi. Ultimo indizio, questa rivista si infila nelle nostre vite, ci tiene caldi in un qualche modo, provoca su di noi, secondo me, anche un affetto che magari ci riporta dei ricordi di quando eravamo più piccoli. Fatto sta che raramente si butta. Sono quasi convinta che sia possibile trovare nelle vostre case numeri parecchio, parecchio datati. Perché in realtà funziona così, cioè è incredibile, ma io non ho nessun'altra rivista che conservo da così tanto tempo. Raramente proprio questi volumi vengono buttati via. Se non avete ancora individuato la soluzione dopo questi indizi, ve la do io. Sto parlando di Topolino. Non è forse vero che Topolino è in ognuna delle nostre case? Che magari è infilato in angoli un po' particolari e soprattutto che questi numeri non vengono buttati via. Come sapete, io abito a Berlino, però quando poi vado in Italia faccio un pochino la scorta di libri, di viveri e anche di Topolino, perché piace sia a me che a mio marito. E in effetti qui a casa tutti quelli che abbiamo portato dall'Italia non li abbiamo mai buttati. Ne ho anche uno in tedesco che ho trovato in un mercatino e infatti uno dei miei preferiti, di quelli vecchi che ogni tanto rileggo, è questo qui. Perché nonostante, vabbè, sia un po' datato perché è di, mi sembra, esatto, il 31 gennaio 2018, quindi è un po' datato, però le storie all'interno mi piacciono e quindi ogni tanto me le rileggo, perché comunque è una sorta di piccola evasione, però una di quelle evasioni che ti fa stare bene. È un po' come tornare in una coccola che, anche se la storia è nuova, perché le storie sono nuove, però diciamo il mondo è un mondo che conosco e che quindi so che mi farà stare bene. Io non rileggo i libri, nel senso che raramente faccio proprio riletture, magari mi appassiona una saga e quindi vado sul sicuro perché se mi sono piaciuti i primi volumi, ecco, magari anche i prossimi, i seguenti mi piaceranno. Con Topolino è la stessa cosa, è come se fosse una saga che procede, quindi si conosce l'atmosfera, il mondo nel quale si sta bene, ci si diverte ed è un'evasione positiva. Però ci si aspetta anche un'avventura nuova. Basta andare in edicola il mercoledì, mi pare, e ecco lì facilmente acchiappabile una nuova collezione di storie che sappiamo ci faranno stare bene e soprattutto possiamo passare agli altri membri della famiglia, perché veramente, secondo me, Topolino lo legge un po' chiunque, sia i bambini che le bambine, ma anche gli adulti. Insomma, è un po' trasversale per ogni età. E un po' come faccio io forse,
quando magari si ha un momento non semplicissimo, magari come questi periodi che forse sono un po' difficili, ogni tanto magari abbiamo qualche incertezza su cosa sarà, insomma, capita a tutti di avere dei momenti magari un po' di alti e bassi. Ecco, secondo me è una di quelle letture che ci concedono un momento per stare bene, per stare avvolti in un'atmosfera che ci rende quel momento, la giornata migliore. Quindi, se vi va, dato che vi ho fatto vedere un numero vecchio, il mio numero vecchio preferito che ho qui a casa, se vi va nei commenti potete dirmi magari voi se avete un numero del cuore. In realtà io ne ho un altro che però non ho qui, tengo ancora nella mia cameretta italiana. E so anche in che cassetto è, perché quello lì è proprio legato a un periodo molto molto speciale nella mia vita, di quando ero, insomma, un po' più giovane, e l'avevo comprato in vacanza, e quello lì lo tengo lì, è proprio un album di ricordi in pratica. Quindi dicevo, se vi va, potete raccontarmi voi che rapporto avete con Topolino, se anche voi come me non li buttate via. Se ogni tanto mi viene voglia di andarvene a comprare uno in edicola, magari ci passate davanti e lo comprate per voi o per gli altri. Insomma, se vi va, potete raccontarmi che tipo di rapporto avete con Topolino, magari dove li tenete in casa, perché sono sicura che se ne sta praticamente in ogni angolo. Insomma, ogni famiglia si organizza a modo suo. E quindi ecco, se vi va possiamo condividere insieme questa cosa, perché alla fine Topolino c'è ed è in pratica nella vita di ognuno di noi.